marzo 2018, siamo allo stand della torrefazione La Tazza d'Oro, la torrefazione cagliaritana con 80 anni di attività festeggiati proprio quest'anno, nel 2018. Ci troviamo in compagnia della export manager Silvia Herrenberger, che intanto invitiamo a salutare. Benvenuta sugli schermi di Oreca TV. Buonasera e grazie per questo saluto. Silvia, perché siete qui a Trieste Espresso 2018? Allora, noi siamo qui a Trieste Espresso soprattutto per vendere e per trovare ovviamente distributori esteri. Noi, come lei ha già detto, siamo nati in Sardegna, cresciuti in Sardegna. Vendiamo il prodotto nostro su tutto il territorio sardo, non lo vendiamo sull'Italia ma esportiamo, perciò per noi Trieste Espresso è un'importante fiera per trovare distributori dei nostri prodotti all'estero. Una torrefazione nata nel 1938. Sì, abbiamo una lunga storia, questa è un'azienda familiare, è nata come azienda familiare a Cagliari. Dal 2012 facciamo parte del gruppo Kimbo, perciò oggi abbiamo un importante gruppo dietro di noi. Siamo rimasti la Tazza d'Oro SRL, però facciamo parte di un gruppo in totale autonomia. Sì, noi siamo in totale autonomia, abbiamo mantenuto le nostre miscele, i nostri prodotti. Siamo, diciamo, più un prodotto di nicchia, un prodotto che lavora con piccoli lotti, però abbiamo dietro un grosso gruppo che ci può dare sinergie negli acquisti, in tante cose. Tanto è vero che compriamo tutto il caffè crudo dall'Intercom, che è sempre azienda della Kimbo. E allora, alle nostre spalle c'è Ismaele Rumbi, che è il vostro, come possiamo definirlo? Ismaele è il nostro coffee specialist. Allora, Ismaele Rumbi fa per noi alle fiere tutto quello che è connesso alla preparazione del caffè. E siccome noi non vogliamo solo preparare un espresso solito che troviamo magari in tanti stand, ma vogliamo fare anche delle preparazioni speciali, ed ecco qua che Ismaele è il nostro esperto che vi preparerà adesso un caffè speciale. Ecco, allora io ti lascio in attesa di salutarci dopo, grazie per la disponibilità, perché mi affianco proprio a Ismaele. Ciao Ismaele, benvenuto. Ciao a tutti. Ismaele, siamo nel tuo territorio, vedo l'albero della cuccagna, abbiamo il cioccolato Vernigotti, i sciroppi Fabbri, gli zuccheri aromatizzati gourmet da vino. Che cosa facciamo? Cerchiamo di dare un valore aggiunto a quello che è l'espresso, di dare il valore aggiunto al cliente che tutti i giorni beve l'espresso, beve il cappuccino, beve gli specialty coffee, beve e mangia anche dei prodotti gourmet oggi. Ma secondo me anche il barista deve fare qualcosa in più, rendere speciale quel momento dell'espresso, che magari si va oltre la mattinata e si va nel pomeriggio, non beve tè, non beve tisane, diamo una preparazione col gusto caffè espresso un po' diversa, in chiave un po' gourmet. Assolutamente. E allora cerchiamo, ce la facciamo in 30 secondi a preparare un caffè gourmet? Sì, anche perché sono 22-25 quelli dell'espresso, altri 5 di preparazione, ce la facciamo. Perfetto, allora lui si mette immediatamente al lavoro e direi anche in tutta fretta su una macchina Vega a due bracci con macinazione on demand, quindi macinazione al momento istantanea di quello che mi serve per dare la freschezza massima del prodotto. Questo è il massimo del modo di lavorare di oggi. Sono rigorosamente 7 grammi. Sono un po' di più, lavoro a 8. Lavoro un po' di più a 8, ovviamente controllati, ben macinati, ben livellati e ben pressati. Essendo l'espresso e il caffè un alimento, bisogna saperlo rispettare. Ecco, notate bene che nel frattempo, prima di inserire il braccetto, ha fatto un po' di erogazione di acqua calda per ripulire il circuito. Il così chiamato push, per dar sia pulizia al filtro, ma soprattutto dare un attimo di scambio termico e non far arrivare un'acqua troppo calda su un prodotto così fresco. Che viceversa darebbe un problema, uno shock al caffè. Assolutamente sì, al caffè, a tutti gli alimenti, così come il latte e tutti gli alimenti.
E continuando, come potrete vedere nel bicchierino trasparente viene estratto il caffè. Su una base di due zuccheri gourmet della Davino abbiamo la Gianduia e il Tropic, che riprende un po' il mondo caffè. Abbiamo fatto un crusta di crema pernigotti, Gianduia sempre, con delle nocciole tostate, cocco disidratato e lime. Ed è pronto, in 22-25 secondi siamo appunto riusciti ad estrarre il caffè, la base l'avevi preparata già prima, certo. Continua. Eleganza finale, diamo un flaming per tutti i profumi del lime e del cocco disidratato per ridar vita, profumi e sapore. Quindi non possiamo che affascinare il cliente, questo si può fare al banco o al tavolo quando lo portiamo. Un po' quella che era la crepe Suzette di una volta, no? Che magia! Certo. Devo dire che sei davvero estremamente meticoloso. La semplicità. Beh, allora io muoio dalla voglia di assaggiarlo, naturalmente a telecamere spente. E ringrazio te, Ismaele. Diciamo anche, ringraziando Silvia Hernberger che prima ci ha introdotti in questa intervista, qual è l'indirizzo di posta elettronica attraverso il quale chi è dall'altra parte desidera entrare in contatto con voi può andare a utilizzare. E-commerce. Abbiamo un e-commerce, quindi anche l'e-commerce è a disposizione di tutti per assaggiare i prodotti. E quindi il sito su cui è possibile andare a ricercare il modulo contatti, evidentemente, ma anche il vostro e-commerce. Allora è info@latazzadoro.it e l'email, o altrimenti www.latazzadoro.it. Silvia, grazie. Ismaele, grazie. Grazie a voi tutti. E allora approfittiamo di questa degustazione. Amici, io degusto, voi non andate via, c'è tantissimo altro da andare a mostrare attraverso telecamera e microfono qui a Trieste, a Trieste Espresso 2018. Ciao Ismaele. Ciao a tutti. Ciao.